Cosa avete fatto davvero ieri notte? Dobbiamo sapere perché il livello del potassio è così basso. Può essere disfunzione renale, leucemia. Hai preso droghe o bevuto alcolici? Qualunque cosa possa aver danneggiato la tua salute. Diglielo, Jordan. Ok, non abbiamo passato la notte con la band. Non ditelo alle nostre amiche. Mai sentito parlare di Stiletto, la regina guerriera dello spazio? È un fumetto, vero? Esatto! Sì, ed è una magnifica nuova serie di fantascienza. E fanno anche il film adesso. È il prequel. Alle altre non interessa. Solo Phoebe capisce la mia passione. Solo Phoebe capisce il bushido delle guerriere. Allora, che cos'è successo ieri notte? Con le nostre amiche cercavamo di entrare alla presentazione del tour dei Pharmacide all'Adams, quando ho scoperto che sarebbe venuto anche Jeffrey Keener. Lo seguo su Twitter. Non è facile farvelo capire. È il creatore del primo numero di Stiletto. E anche della serie televisiva. Lui è un dio. Così vi siete precipitate da lui? Oh no! Ci siamo tenute a distanza. Non è stalking se non ti avvicini alla persona. Ecco, noi lo abbiamo osservato. Con discrezione. Se n'è andato dopo mezz'ora ed è sceso al ristorante dell'albergo per cenare. E l'avete seguito? Con discrezione. È stato veramente forte. Per 2 ore abbiamo vissuto la sua vita. Abbiamo fatto quello che faceva lui, mangiato esattamente come lui. Figo. Il resto della storia corrisponde con la carta di credito di mamma e papà. Ha pagato la cena, la camera, 3 episodi pay per view di Stiletto. Ehi, vuoi rischiare di morire? È quello che hanno mangiato le ragazze. E che ha mangiato anche lui. E un centinaio di persone in perfetta salute. Buon appetito, offre l'Adams. Se fosse il cibo la risposta. Non questo cibo, il cibo. Jordan dice di aver mangiato tutto. A 16 anni l'aspetto fisico è fondamentale e lei si preoccupa della forma. La bulimia spiegherebbe i sintomi. Bisogna farle un digerente per la Mallory Vice e somministrarle integratori nutrizionali.